programma ricco, quello proposto domenica 21 maggio in occasione dell'edizione 2017 della Città da Giocare, la manifestazione promossa dal Comune di Fano che vede la città donare per un giorno le proprie strade ai bambini. Chiuso infatti al traffico il centro storico, Viale Gramsci e Viale Buozzi, che vedranno il susseguirsi di attività laboratoriali e performance di scuole e di gruppi sportivi. E anche per questa edizione saranno tantissime le novità. La presenza anche di un set, come fanno gli amici della Carnevalesca con la carta pesta, per dare la possibilità di scoprire ai bambini cosa significa un set cinematografico, perché abbiamo avuto un invito, c'è un interesse per l'autunno di organizzare anche un Fano Joe Festival, un festival del cinema dedicato ai giovani. E anche questo è dimostrazione che quando si cresce poi si diventa punto di riferimento. Sulla Fano città da giocare, sulla Fano città dei bambini e delle bambine, Fano sta diventando sempre più punto di riferimento, non più solo più regionale ma anche nazionale. Questo è il miglior riconoscimento del buon lavoro che si sta facendo. Un progetto che chiama in causa dunque non solo la scuola e i servizi educativi, ma un po' tutti i settori, mobilità, verde pubblico, interventi di riqualificazione, con l'obiettivo di mettere i bambini nelle condizioni di riappropriarsi degli spazi pubblici, con la consapevolezza che saranno non solo cittadini del presente, ma soprattutto del futuro. Beh, è un grande momento, una grande occasione che si riconferma e ogni anno è sempre più importante. E lo dimostra anche la grande partecipazione di tutte le associazioni che hanno aderito, le scuole, e immaginiamo che ci sarà tantissima gente.